sono messi in discussione e addirittura appunto boicottati senza averne minimamente la legittimità. Vi è un intento di dividere in due fazioni il paese, seguendo l'antichissimo ed efficiente modello del divide e tempera. Da una parte la categoria dei vaccinati, che secondo autorevolissime fonti scientifiche, tra cui il virologo Fauci, possono avere la stessa carica virale dei non vaccinati se infettati da variante Delta. Dall'altra parte i non vaccinati, pericolosi criminali da declassare a rango diretti, quindi una vergogna, animali sporchi spesso associati a malattie per la loro sporcizia, sì, sorci, così come la buona anima di Buglioni ha twittato, scusate, hai ragione, non erano ratti ma erano peggio ancora, sorci. Brava, brava, bravissimo. Veramente una criminale. Bravo! Allora, bravo! Registro che come intellettuali e conoscitori della storia, qua in questo gruppo c'è una mia collega che è specializzata in storia, ok? Quindi meglio di lei nessuno può sapere. Aspettate, ho perso un attimo il punto. Allora rileggo un attimo. Registro che come intellettuali e conoscitori della storia queste affermazioni non possono altro che farci rabbrividire, indignare e allarmare. Poi il generale Figliolo, rincarando la dose, dichiara: vaccini a scuola, Figliolo, entro il 20 agosto voglio il numero dei Novax. Ma ti pensa a te che... Costa, professori vaccinati, o valutiamo l'obbligo. Questo è un articolo della stampa del 22 luglio. Il 19 agosto, Orizzonte Scuola, una rivista specialistica, intitola Green Pass docenti e ATA, Giannelli ANP. Per chi non lo sapesse, ANP è l'Associazione Nazionale Presidi, ok? Rischio lunghe code davanti le scuole, controllare solo i non vaccinati. È una vergogna. L'articolo riporta una intervista a Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, riportando una sua intervista a Sky TG24. Il presidente dichiara: l'unico modo per semplificare le procedure sui controlli del Green Pass, continua Giannelli, sarebbe quello di effettuarli solo su chi non è vaccinato. Abbiamo chiesto, sentite bene fin dove si stanno spingendo, abbiamo chiesto al Ministero di poter avere uno scambio con le ASL per sapere chi non sono i vaccinati e chi sono quelli che non hanno il Green Pass. Ma finora non abbiamo avuto risposte. Vergogna, veramente! Vergogna! Vergogna, 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 vergogna! Come ben saprete, tutto questo in spregio della normativa sulla privacy. Infatti il garante della privacy nella sezione FAQ del suo sito riporta che il datore di lavoro, in questo caso i dirigenti scolastici, non sono autorizzati né a chiedere direttamente al lavoratore il suo stato vaccinale né a chiederlo al medico curante, pena la violazione della privacy del dipendente, che tra l'altro è un reato penale. Mi sono voluto esporre di fronte a voi tutti, poiché, come ho detto poc'anzi, sono molto preoccupato riguardo alla tenuta dello Stato di diritto di questo Paese. Mi accingo alla conclusione. Vi prego, non fatevi spaventare pensando Bravo. Di essere soli. Non siamo Continuate soli. Ad informarvi. In pericolo
Bravo, bravissimo. Il pericolo vi è la nostra libertà. Bravo, bravo. Libertà, libertà, libertà. Bravo, libertà, 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 libertà. Bravo, libertà, libertà. Governo si ricorda che noi, se noi non lavoriamo, non mangiano neanche loro, non mangiamo noi ma neanche loro. Blocchiamo tutto. Esatto. Hai perfettamente ragione, bisognerebbe bloccare tutto. Tutto. Hai perfettamente ragione. Hai ragione, sì, sì. Una bella disobbedienza. Ci andrebbe proprio. Disobbedienza sociale. Ci andrebbe proprio. Civile. Sociale, civile. Esatto. Allora, continuate ad informarvi, in pericolo vi è la nostra libertà, i valori costituzionali, come affermato in questi mesi da vari giudici con varie sentenze. Rimaniamo uniti e partecipiamo attivamente a tutte le iniziative pacifiche e democratiche a cui possiamo partecipare. Il 18 agosto, grazie all'aiuto dell'avvocato Jenny Lopresti, abbiamo raccolto 1300 firme autenticate per sottoscrivere la petizione del professor Granara per chiedere la non conversione del Green Pass per la scuola. Bravo. È stato un giorno fantastico. Bravo, bravi, bravi. Grazie mille. In quel frangente ho parlato con tantissime persone, tutte preparatissime ed informate, le quali stoicamente hanno tranquillamente aspettato di poter apporre la loro firma al modulo e consegnarlo. A loro va il mio ringraziamento, perché mi hanno ricaricato l'anima con tanta speranza. Ricordiamoci che noi siamo il popolo! Esatto, esatto! Pensate noi cosa fanno questi quattro disgraziati! A noi, solo a noi, appartiene la sovranità, come recita l'articolo 1 esatto. della Costituzione. Esatto. Insieme. Esatto. Bravissimo. Esatto. Insieme rappresentiamo una grande forza democratica, di innovazione reale e migliorativa. Insieme possiamo riprenderci i nostri diritti. Ai miei colleghi qui presenti e non, rimaniamo uniti, non facciamoci dividere e non facciamoci intimorire. Esatto. Vaccinati e non, non facciamoci dividere, è una questione di libertà di scelta, non una lotta ideologica, come i giornali altamente fanno credere. Esatto, bravo, bravissimo. Bravissimo, bravissimo. E nemmeno una guerra per la sopravvivenza, perché grazie a Dio altri metodi di cura e di tutela della salute di tutti esistono. Bene, allora abbiamo bisogno, cari colleghi, di riappropriarci del nostro rapporto educativo con i nostri ragazzi, con i nostri studenti, lasciare da parte il resto. Abbiamo bisogno di ritornare ad essere un esempio sano a cui loro si possano ispirare. Persone e non meri trasmettitori di informazioni e nozioni. Bravissimo! Bensì, bensì, uomini e donne a cui loro possano esprimere le loro perplessità, paure e debolezze, come in quest'anno e mezzo non è avvenuto. Esatto, non è mai avvenuto. Bravo! 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 Ma io lo sapete quanti ragazzi si sono messi a piangere di fronte a me, letteralmente a piangere, e li ho dovuti consolare. Poveri. Cazzarola! Bravo! Sei un grande! Quando ci bravo. Vuole ci vuole! Bravo! In poche parole, abbiamo bisogno di ritornare ad essere umani. Un appello anche a voi dei genitori,
stateci vicino, ne avremo bisogno nei prossimi mesi. Sì. Insieme possiamo veramente fare tanto per le persone che entrambi amiamo, cioè i vostri figli. Grazie. Velocissimamente concludo. Siete pronti? Adesso c'è il voto finale. Vai. Al governo, infine, con tanto rispetto, seppur con altrettanta democratica e pacifica determinazione, rispondo con le parole dell'ex procuratore generale di Palermo, dottor Roberto Scarpinato, che quest'anno, durante la celebrazione dell'anniversario di Via D'Amelio, riferendosi ai depistaggi riguardo alla verità sulle stragi di Stato, ha detto: se voi non ci lascerete sognare, noi non vi lasceremo dormire! Bravo! Bravo! Se voi non ci lascerete sognare, noi non vi lasceremo dormire! Bravissimo! Bravissimo! Grazie! Grazie a te!